10 minuti il sogno del Cosenza di contenere l'aggressività del Padova in attesa del momento buono, magari per colpire in contropiede. La squadra di Colautti ha una gran fretta di sbloccare al più presto il risultato. L'avvio è travolgente e il vantaggio arriva proprio nel momento in cui i rossoblù calabresi provano per la prima volta a mettere il naso nella tre quarti bianco scudata. Putelli se ne va in progressione sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che Galderisi deve solo spingere in rete. È il primo gol del Padova su azione manovrata dall'inizio della stagione e il boato dell'Appiani lo sottolinea. La reazione del Cosenza è immediata, punizione dal limite di Tramezzani, Nunziata tocca quel tanto che basta per mandare il pallone sul palo destro della porta difesa da Bistazzoni. Tramezzani ci riprova poco dopo, ma stavolta trova il piede di Di Livio pronto alla deviazione. In apertura di ripresa il raddoppio dei padroni di casa. Galderisi, il migliore in campo, viene atterrato in area da Vettore, vistosi ormai superato. Il tiro dal dischetto del centravanti bianco scudato è imprendibile. Il Cosenza accusa il colpo, il Padova insiste. Concedete 2 metri a Galderisi e son dolori. Qui Vettore rimedia alla disperata e qui la conclusione è sbagliata di un niente. Il terzo gol è nell'aria e arriva a metà ripresa, combinazione Galderisi-Di Livio e pennellata per Putelli che chiude il conto. Qualche minuto dopo Pasqualetto e Biagioni, subentrati in avvio di ripresa a Benarrivo e Mileti, trovano da ridire sotto gli occhi dell'arbitro che li manda anzitempo sotto la doccia. Putelli, dopo quelli annullati, finalmente la gioia di un gol vero, il terzo, quello che ha scritto la parola fine su questa partita. Sì, finalmente è una bellissima soddisfazione. Soprattutto questo gol lo dedico a mio padre, che ha fatto un sacco di sacrifici e se lo merita proprio. E proprio oggi non è venuto, ma ha detto che ascoltava la radiolina perché sapeva che segnavo. A Galderisi è osannato dai tifosi del Padova, una doppietta tanto per gradire che mancava, mi pare, da un paio d'anni, no? Sì, da un Verona-Lecce, la prima di campionato di 2 anni fa, se non erro. E è una giornata particolare per me, perché è un periodo che mi sento molto bene sia mentalmente che fisicamente. E dopo un anno di difficoltà, dove non avevo squadra, dove il Milan mi ha dato la possibilità di allenarmi, ho ritrovato qui la voglia di impegnarmi, di migliorarmi, grazie anche a Cleante Zatte che mi è sempre stato vicino, e ho creduto in questa rivoluzione, questo ritorno di per un amore, cioè verso il pallone che mi stava un po' sfuggendo di mano.